Forse riusciamo a registrare questo video. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi finalmente siamo tornati in un nuovissimo video. Come avete visto dal titolo e dalla copertina, oggi vi andrò a proporre, vi andrò a dire, a dare alcune mie proposte di profumi perfette per questo inverno 2024. Ci tengo a precisare, come sempre, che questa non è la mia classifica definitiva, non sono i miei profumi invernali definitivi preferiti, ma sono semplicemente delle proposte che ho scoperto, che ho trovato, che ho acquistato durante questi mesi, e sono semplicemente degli spunti che io vi voglio dare per trovare la vostra prossima fragranza perfetta, in questo caso per questo inverno. Sono in ritardo? Sì, lo sono, ma meglio tardi che mai. Prima di iniziare ci tengo a chiedervi se vi va di iscrivervi al canale. A voi non costa niente, a me mi date una grandissima mano, grazie del supporto che mi state dando in questi mesi. Se vi va di lasciare un mi piace se il video vi piacerà e di commentare qua sotto la vostra opinione inerente a questo video e inerente ovviamente a una vostra classifica barra lista delle proposte invernali che voi mi volete dire o mi volete far presente. Questo video è già la terza volta che lo registro, ma vabbè, questi sono dettagli. Andiamo subito ai primi profumi, spero di essere abbastanza veloce. Ci sono 9-10 fragranze, adesso non so perfettamente, iniziamo e poi vediamo. Prima fragranza di cui voglio parlare è una fragranza che non vi ho mai portato qui sul canale, nonostante io l'ami moltissimo. Ne ho parlato invece su Instagram e TikTok, quindi seguitemi anche lì. Oggi sto parlando in questo momento di Tabac Nomad di Hubigan Paris. Questa fragranza mi è stata tra l'altro gentilmente regalata, offerta dall'azienda Hubigan Paris, quindi la ringrazio. Anche perché è stata scelta e selezionata da me, ci tengo a dirlo, scelta e selezionata da me tra tutte le fragranze del brand, perché sicuramente se non me l'avessero regalata loro l'avrei presa io di tasca mia. Di cosa sa questa fragranza? La nota principale qua all'interno è questo tabacco miscelato, sfumato da delle spezie che subito in apertura ci fanno capire la natura del profumo, quindi un profumo speziato, molto caldo, molto cremoso, morbido, e la parola diciamo principale è avvolgente. Infatti questo tabacco sì, è parecchio addolcito già di suo, e in più viene addolcito da questa nota di vaniglia che lo rende anche leggermente polveroso, ma che dà carattere, profondità, misteriosità a questo profumo. È una nota di cuoio sul fondo che si sente, è presente, ma che non è mai principale sopra questo tabacco. Seconda proposta di un profumo che ho da tantissimo tempo nella mia collezione, che ho usato molto ma di cui non vi ho mai parlato. Sto parlando di Cuir di Molinar. Questo profumo è ovviamente, come dice il nome, basato sulla nota di cuoio. Questo cuoio però è molto smorzato, molto sfumato. Con che cosa? Con delle note molto fresche, luminose, ariose, speziate di noce moscata, verbena odorosa, pepe e moltissime altre spezie. Questo cuoio è sì effettivamente leggermente vintage, leggermente retro, ma molto portabile, ed è sporcato, reso leggermente animalico da questi legni, tra cui oud, che personalmente percepisco. Come vi dicevo, questa noce moscata e questa verbena odorosa si riconoscono caratteristiche all'interno del profumo. Questa noce moscata gli dà quella leggera dolcezza propria di questa materia prima, e la verbena odorosa insieme ad una nota di lavanda gli danno quel qualcosa di aromatico, leggermente verdino. Consigliatissimo, andate a provarlo. Ragazzi, terza proposta, qui abbiamo un profumo che ho bramato, ho desiderato nella mia collezione in full size da davvero davvero tanto tempo. Sono felice e orgoglioso di parlarvi, signori e signori, di Boa Madre di Christian Cavagna. Questa fragranza, innanzitutto volevo, guardate che sprayer, volevo soffermarmi sull'estetica, cioè guardate che bello, guardate che caratteristico, guardate che estetica incredibile, elegantissimo, bellissimo, con questa placchetta qua con scritto Boa Madre, bellissimo. Allora, da quando l'ho sentito è entrato senza ombra di dubbio nella mia top 10, nella mia top 5 dei profumi cuoiati preferiti. In realtà questa fragranza sì, ha del cuoio all'interno, dopo ci arriveremo, ma la nota principale è ovviamente la tuberosa, nota bellissima utilizzata da Christian Cavagna nella sua collezione, che usa in modo magistrale, originale e sicuramente distintivo. Questa tuberosa assolutamente fiorita, indolica, parecchio linfatica e verde grazie a una foglia di banano che lui utilizza nelle sue fragranze, che gli dà questa sorta di sensazione verde. E rispetto alle altre tuberose, questa in particolare, questa nota di cuoio scuro, abbastanza animalico ma molto molto portabile, che conferisce a questo profumo un carattere,
una sicurezza, un'autorevolezza davvero bella. Altra proposta, finalmente andiamo su uno dei miei due brand preferiti, già lo sapete, stiamo parlando di Sadonaso, di Naso Matto. Questa fragranza molto chiacchierata, molto discussa, molto apprezzata, molto disprezzata, chi lo sa, ne parlerò molto veloce, c'è la mia recensione che scende nei dettagli su qua sul canale YouTube, potete andare nella playlist o comunque ve la lascio qua da qualche parte. E cosa ci sento io? Questa vaniglia molto dolce, parecchio caricata da questa dolcezza, mielato, questa nota di miele molto forte e che caratterizza questo profumo, ed effettivamente sì, questa nota sporchina, animalica, ma che io sento parecchio luminosa e molto ma molto portabile, quindi niente di troppo animalico, niente di troppo sporco. Se ne dicono di ogni su questo profumo, io personalmente lo trovo molto portabile. Andate a sentirlo, ve lo consiglio per una serata in discoteca, per una serata un po' pazza, un po' folle, ecco. Ora ragazzi, arriviamo all'unica proposta commerciale o designer di questa classifica. Volevo inserire anche questa per la sua originalità e per la sua particolarità all'interno delle altre sue competitor. Sto parlando di No Limits di Philip Lane. Questa fragranza spinge sulla nota di cuoio principale, è un cuoio abbastanza addolcito da questa vaniglia che lo rende anche leggermente polveroso e talcato, ma soprattutto in apertura e nelle prime ore abbiamo, insieme a questo cuoio e diversi legni, una nota di cioccolato fondente che è protagonista insieme al cuoio. Infatti questa nota di cioccolato fondente si sente molto molto presente, dando quella caratteristica acidula, quella caratteristica non troppo dolce, ma al contempo molto particolare e originale. Questo profumo l'ho acquistato grazie a una recensione abbastanza vecchiotta di Mirko, di Odoriamola con Mirko, che dice tra l'altro che a lui ricorda un po' il sentore, il profumo del gasolio. Effettivamente, quando ho sentito questo profumo, ho detto cavolo, effettivamente ci potrebbe stare. Altra proposta per questo inverno 2024, abbiamo questo che ho in campioncino che non apre, non spruzzo perché l'ho già spruzzato e mi si è aperto tutto. Sto parlando di Paramour di Oman Luxury. Questo profumo sì, all'interno della piramide c'è del cuoio, ma tranquilli, ogni cuoio che ho portato nella classifica è diverso l'uno dall'altro, ce n'è per tutti i gusti. Questo infatti è più che un cuoio, una pelle scamosciata, quindi molto morbida, poco impegnativa, ecco. Infatti principale, oltre al cuoio che sì, c'è effettivamente, abbiamo in apertura una nota fruttata di frutti rossi, non mi ricordo se lampone, fragola, mi sembra lampone, non vorrei dire cavolate, ma che si sente particolarmente forte e principale. Abbiamo nel cuore della fragranza una nota di caramello che dà la dolcezza che si sente per tutta la durata del profumo. Possiamo dire che è un piacione 2.0, perché è un piacione ma non con le caratteristiche di un piacione, nel senso abbiamo questo cuoio, questo caramello, queste leggere note di frutti rossi. Andate a provarlo che potrebbe essere il vostro prossimo acquisto. Altra proposta per questo inverno, abbiamo un capolavoro assoluto, stiamo parlando di Dark Lord by Kilian. Questo è il mio unico e primo profumo del brand Kilian, è anche il mio preferito della collezione. Qua di cosa stiamo parlando? Anche qui abbiamo una recensione dedicata più specifica sul canale. Questo è un cuoio molto difficile, complesso, scuro, parecchio fumoso, con questa nota principale insieme al cuoio di vetiver, quindi molto terroso, molto maturo come profumo. Ma come ho detto nella recensione, questo è uno dei profumi più complessi, più difficili che ho personalmente da portare in collezione. Come vi ho detto, vi sto portando diversi profumi al cuoio, essendo la mia nota preferita, ma in chiavi diverse. Questo è proprio, come dice il nome, il più dark, il più scuro, il più misterioso. Questo era Dark Lord by Kilian. Torniamo un attimo su uno dei miei due brand preferiti, stiamo parlando di Stercus di Orto Parisi. Questo profumo tra l'altro l'ho messo proprio l'altro giorno. E ragazzi, è incredibile, non vi ho ancora portato la recensione singola, mi manca, ve la porterò, ve lo prometto. Che cos'è questo? È diverse tipologie di oud al suo interno, i primi 10-15 minuti massimo su pelle abbiamo questa sensazione sporca, leggermente animalica, ma poi si inizia ad ammorbidire, a diventare molto cremoso, avvolgente, caldo. Abbiamo questo burro di oud che è proprio secondo me la descrizione di questo profumo, ovvero il fatto di essere proprio come se fosse burroso, cremoso, molto interessante. Di dolcezza ce n'è, ma
propria, originale, non è stucchevole, non è troppo poco, è proprio bilanciato perfettamente. Io davvero ve lo consiglio e lo azzardo, nonostante il nome, secondo me è molto apprezzato dalle persone. Questo era un altro capolavoro firmato Alessandro Gualtieri, Stercus di Orto Parisi. Bene ragazzi, siamo quasi alla fine della selezione, vi porto un altro profumo al cuoio diverso dagli altri, stiamo parlando di Irish Leather di Memo Paris. Il mio profumo preferito di questo brand, anche il mio primo che ho acquistato nella mia collezione. Anche di questo è uscita la recensione singola, quindi andate a recuperarvela nel canale se volete approfondire meglio questo profumo. Che cos'è in breve? È un cuoio, sì, è presente questa nota di cuoio molto forte, molto presente. Non è fumoso, non è animalico, non è difficile, ma è semplicemente unito e miscelato perfettamente con altre note verdi. Abbiamo questo temate molto meditativo, molto rilassante, calmante, e altre note leggermente verdi e speziate che fanno da padrone insieme a questo cuoio Irish Leather di Memo Paris. Bene ragazzi, siamo alla fine, questo è l'ultimo profumo che vi voglio proporre per questo inverno 2024. Stiamo parlando di un profumo che ho solamente in sample, fornitomi da e fattomi scoprire dalla profumeria 50 ml di Milano dal buon Gabriele. Stiamo parlando di Late Harvest di Fort & Mallet, brand inserito da poco tempo all'interno appunto di questa profumeria di Milano, davvero particolare. Questo profumo è un profumo originalissimo, mai sentito niente di così. Forse le note principali sono di tabacco, che viene già di per sé è dolce, che viene addolcito ancora di più e reso un po' cremoso e liquoroso da una nota di vaniglia che lo rende anche leggermente polveroso, e una nota di ciliegia che c'è ed è presente. Quindi abbiamo questo tabacco con questa ciliegia, quindi danno quella dolcezza tipica sia del tabacco, sia della vaniglia e sia della ciliegia che si sente, e sul fondo, che gli dà corposità, carattere e originalità, abbiamo diversi legni non troppo spigolosi ma in realtà morbidi e cremosi anch'essi, che danno vita a questo capolavoro olfattivo. Davvero ottima scoperta, ringrazio Gabriele e andate a sentirla e a provarla. Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo due tentativi abbiamo finito questo video. Vi ringrazio di essere arrivati fin qui, nel caso voi l'aveste fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Ciao ragazzi! Sì.